Che vi ho detto? Che vi ho detto l'altro giorno quando ho fatto le classifiche ipotetiche, la classifica finale della Serie B? Vi avevo detto che il Pordenone poteva essere una delle sorprese di questo campionato? Tac! Tac! Nesta! Comunque secondo me stanno fra Bucchi e Nesta, se la giocano, a chi vuole fare come l'anno scorso, come Fabio Grosso. Secondo me ci sono 3-4 allenatori, Bucchi, Nesta, Zauri, se la giocano la grande. Ragazzi, buonasera a tutti, bentornati qui sul mio canale 1930 io. Stasera ultima partita della prima giornata della Serie B 2019-2020, Pordenone Frosinone 3-0. Raga, risultato finale 3-0, una partita che è stata giocata molto tatticamente da parte di tutte e due le squadre, una partita sbloccata nel primo tempo, sul fine del primo tempo al 42esimo da Pobega, ragazzo che è arrivato in prestito quest'estate, già segnato in Coppa Italia, ha fatto 2 gol questa sera, una bella doppietta. Non vi aspettate chissà che gol, eh? 2 gol, si trovava su 2 rimpalli, lui era pronto dentro l'area a insaccarla dentro, è stato bravo, è stato pronto, c'era, per l'amor di Dio, è un giocatore molto opportunista, ha fatto 2 gol da opportunista, però li ha fatti, però li ha fatti. E poi c'è stato il terzo gol al 64esimo a sigillare una partita meritata da parte del Pordenone, gol di Barison, che di testa, da calcio d'angolo, segna il 3-0. Raga, è stata una partita, diciamo, per numeri di tiri in porta e di tiri totali alla pari, però il possesso palla è stato tutto del Frosinone, ma un possesso palla direi alquanto inefficace, perché poi alla fine il Pordenone per tutta la partita si è difeso bene, ha rischiato soltanto nel primo tempo con un tiro da fuori area di Trotta bello potente, dove il portiere Bindi ha parato il tiro in modo tranquillo, e poi c'è stata quell'azione con il cross dalla sinistra di Beghetto, mi pare, dove Sitro ha svirgolato la palla. Lì poteva cambiare la partita, perché il Frosinone poteva andare in vantaggio, invece non ha sfruttato le sue occasioni e ne ha approfittato il Pordenone, che ha chiuso il primo tempo sull'1-0. Ripeto, il gol di Pobega, però occhio, perché l'azione è stata viziata anche da un pallone che secondo me era fuori, era uscito fuori, era rimessa dal fondo, invece l'arbitro ha lasciato proseguire. Da lì poi è andato tutto il gol, proteste come al solito, spero che arrivi il VAR il prima possibile in Serie B, così la finiamo con sta storia di ste proteste, di sti errori arbitrali. Vabbè, raga, vi dico le formazioni. Il Pordenone è andato in campo con il 4-3-1-2, come avevo detto io nel mio video di riferimento del Pordenone, andatevelo a vedere, con Bindi in porta, Semenzato a destra, Barison Bassoli coppia centrale, De Agostini, il 36enne De Agostini, sulla fascia sinistra, Pobega, Burrai in cabina di regia e Misurata a centrocampo, Chiaretti, Strizzolo, e al fianco di Strizzolo Ciurria, raga, invece di Monachello. Io mi aspettavo Monachello, invece ha giocato Ciurria, uno dei migliori in campo. Migliore in campo, diciamo, Pobega, perché ha fatto 2 gol importantissimi, però Ciurria è stata una spina nel fianco della difesa ciociara. Il Frosinone è andato in campo anche lui con il 4-3-1-2, con Bardi in porta, Salvi a destra, e io mi aspettavo Zampano, a dire la verità, Brighenti e Ariaudo, Beghetto sulla sinistra, Beghetto che già l'anno scorso giocava sull'esterno sinistro nel 3-5-2, Paganini, Maiello e Gori al centrocampo, Ciano dietro le due punte, Trotta e Citro. Raga, io non capisco a volte alcune scelte di Nesta, però vabbè, le rispetto. Queste sono le due squadre che sono andate in campo, ve l'ho detto, primo tempo alla pari, con qualche azione da una parte e qualche azione dall'altra, però nonostante il Frosinone aveva
il predominio del possesso palla. Alla fine il Pordenone ha segnato. È stato bravo Pobega, ve l'ho detto. Poi nella ripresa subito al 53esimo, un'altra volta c'è stata un'azione di Ciurria con la palla in mezzo, respinta del portiere, mi pare, e Pobega era pronto a rimetterla in rete. In pratica la palla ha sbattuto, ha fatto un tiro di esterno sinistro in anticipo sul difensore, la palla ha preso la traversa e sbattuta dentro la linea di porta, dentro la porta, è tornata sopra, sbatte la traversa e riesce. Bravo anche l'arbitro a vedere il gol, 2-0, poi Barison la chiude al 64esimo su azione d'angolo, calcio d'angolo, Barison di testa tutto solo, e fa il 3-0. Ragà, io vi ho detto, sta Serie B secondo me è molto equilibrata, ci sono delle squadre che hanno un organico superiore, una di queste è il Frosinone, Frosinone che ha preso tre sberle come il Pescara, evidentemente c'è ancora qualcosa da migliorare, c'è qualcosa da fare, però a differenza del Pescara devo dire che il Frosinone oggi se l'è giocata armi pari con il Pordenone, mentre noi proprio il Pescara ha fatto proprio schifo a Salerno, quindi bisogna ricordarlo. Non c'è altro da dire, se non altro che il Pordenone è una delle squadre che si trova in testa alla classifica, primi 3 punti storici in Serie B, oggi era l'esordio in Serie B per la prima volta nella sua storia del Pordenone, quindi complimenti al Pordenone, complimenti ai propri tifosi che sono andati al seguito della loro squadra a 50 km, perché il Pordenone, come sapete, quest'anno gioca le partite sul campo di Udine, al Dacia Arena. Quindi un in bocca al lupo ancora al Pordenone ai propri tifosi. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, continuate a seguirmi. Iscrivetevi al canale qui sotto, c'è il pulsante iscriviti. Lasciatemi un bel like, condividete il video e vi lascio qui sotto in descrizione il link di Pescaresi Convinti, il gruppo tifosi di tutti i tifosi del Pescara, Serie B Chat, il gruppo di tutti i tifosi di tutte le squadre della Serie B, siamo quasi 10.000, venitevi a iscrivere, le mie pagine Facebook e Instagram. Ciao a tutti, io vi auguro una buonanotte, sempre buona Serie B a tutti, ciao!